Le eccellenze della produzione internazionale della ceramica si sono date appuntamento alla 37esima edizione di Cersaie fino al 27 settembre alla Fiera di Bologna. 869 espositori, di cui 338 stranieri da oltre 180 paesi, più di 100.000 visitatori tra esperti di settore, architetti, agenti e rivenditori. L'edizione 2019 è stata presentata ad una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Renzo alla presenza della stampa locale e internazionale. Focus di quest'anno: solubilità e sostenibilità. Let's open a new era, così si apre appunto Cersaie 2019 e quindi con tante novità. Sì, quest'anno le novità sono molteplici. Come al solito al centro c'è l'esposizione dei materiali che ogni anno si presentano nel massimo splendore, quest'anno ancora di più, grazie anche agli allestimenti estremamente solenni e prestigiosi delle migliori aziende ceramiche italiane, ma a fianco a questo ci sono le numerose iniziative di supporto alla mostra ceramica. Cioè ci sono iniziative dedicate a diversi target che sono i professionisti, gli architetti, i developer, gli sviluppatori, il mondo della posa, i tecnici, gli studenti, e quindi un programma estremamente nutrito al fine di avere un pubblico sempre più vasto, sempre più interessato alla ceramica e noi impegnati a divulgare quello che è il vero contenuto di differenza che contraddistingue la ceramica italiana rispetto a quella dei nostri competitor. Lei oggi ha fornito anche qualche dettaglio, qualche dato riguardo a quello che è il settore della ceramica italiana a livello mondiale. C'è una prospettiva ancora per la crescita? La crescita è sempre più difficile perché ci confrontiamo con dei competitor molto agguerriti e, come ho detto stasera, la questione non è solamente dovuta alla libera concorrenza. Spesso ci troviamo in difficoltà a entrare in paesi nei quali il nostro prodotto sarebbe estremamente gradito, ma che ci è in qualche modo precluso a causa di barriere non solamente tariffarie che impediscono la libera circolazione delle merci, in particolar modo nei paesi in via di sviluppo, tale per cui il prodotto ceramico italiano mantiene comunque la sua leadership sul mercato internazionale, ma potrebbe avere sicuramente molto più spazio qualora venissero liberalizzati di più i mercati. Un'edizione, quella del 2019, che si apre all'insegna della sostenibilità e della salubrità, quindi due temi molto attuali. Allora, partiamo dalla salubrità, che mi riesce più facile, è un tema molto legato alla ceramica, perché l'uomo, da quando ha sviluppato la sua vita, ha usato la ceramica per igienizzare gli alimenti, per igienizzare la sua vita e quindi migliorare la propria salubrità. Noi oggi diamo per scontato che mangiamo in un piatto di ceramica, che nei nostri servizi igienici abbiamo dei sanitari in ceramica. Secondo me non passerà molto tempo che daremo per scontato che un piano cucina debba essere in ceramica, perché sul piano cucina ci vanno a contatto gli alimenti e quindi abbiamo bisogno del massimo dell'igienità. Igienicità però c'è anche nel mondo dei pavimenti. E purtroppo nel mondo ancora oggi la maggior parte dei pavimenti che vengono posati sono materiali di origine plastica, tipo le moquette o tipo i vinilici, eccetera. Questi sono materiali che dopo qualche anno di invecchiamento producono delle polveri che sicuramente provocano delle allergie, quando va bene, in qualche caso provocano anche qualcosa di peggio. E qui passiamo al discorso invece della sostenibilità. La sostenibilità questa mattina l'ho declinata nel convegno inaugurale sotto tre aspetti, cioè una sostenibilità ambientale, una sostenibilità sociale e una sostenibilità economica. La sostenibilità ambientale, direi che le nostre industrie l'hanno già dimostrata ampiamente. Ci sono studi dell'ARPA e della USL Emilia Romagna che dimostrano
che l'area di produzione della ceramica ha un'area migliore di quella delle zone abitate, quindi riusciamo ad emettere delle quantità di emissioni inferiori a quelle di una zona abitata. Questo direi che da questo punto di vista è già superato. Dobbiamo superare quello dell'organizzazione dei trasporti, perché ancora troppi materiali viaggiano su gomma, ancora troppe poche infrastrutture sono disponibili per un movimento di così tante merci.